Se The Legend of Zelda Skyward Sword al 100% vorrai completare, questo video e questo canale dovrai perseguitare. Quindi direi di iniziare. Mio signore, ora siete nelle condizioni di poter ottenere una nuova melodia. Vi suggerisco di ritornare all'isola delle melodie. Grazie per aver aiutato a recuperare la nave. Era in condizioni pessime, però io e la mia ciurma ce l'abbiamo messa tutta per ripararla. Anche tu metticela tutta e ritrova quella persona. Se vorrai tornare a trovarmi, sarai sempre il benvenuto. Ok, finalmente abbiamo ottenuto la nostra seconda fiamma sacra, che ci ha dato il potere, ovviamente, che nel nostro rilevatore, no, torna indietro, come... No, non ti volevo chiamare la... fai? Niente, tranquilla, volevo far vedere il rilevatore. Com'è che si mostrava? Ma come lo ricordo più. Comunque, potere praticamente, come lo percepisco io, inutile, perché sia nella mia prima run, quando la feci sulla Wii, mai usato quel cavolo di rilevatore, ma proprio quasi mai, non l'ho mai completato. Ma dettagli, magari a qualcuno avrà servito per cercare qualche insetto o qualcos'altro. Comunque, ok, abbiamo completato il galeone delle sabbie, ucciso Modu Kople e ottenuto la seconda fiamma sacra nel secondo capitolo, nell'episodio precedente. Buonanotte Patri. Oggi andremo ovviamente ad ottenere la nostra terza melodia per poter così raggiungere la terza fiamma sacra di cui abbiamo bisogno, e poi andremo anche a fare delle missioni secondarie per ottenere le pietre gratitudine a oltre nuvola, quindi direi di andare in cielo. Quindi prima di tutto salviamo, quindi salva qua, perfetto, ok, e direi di tornare in cielo, vai, sì, perfetto, andiamo. Eccoci qua, perfetto. Allora, gli scrigni, vi ricordo che quelli con gli esetri già li avevamo presi qualche capitolo fa, quelli che avevamo sbloccato con gli esetri. Quindi adesso direi di andare direttamente a Oltrenuvola.
prima di andare a prendere la nostra terza... No! Dio, che cavolo ho fatto? Ho premuto il tasto sbagliato. Prima di andare a prendere la nostra terza melodia. Quindi direi che potremmo in questo momento atterrare anche qua nella piazza. Ok, perfetto. Apriti mantello. Grazie, eccoci arrivati. Qua di scrigni ce ne sono ben tre. Guardate. Ok, c'è quello dentro al bazar. Quello che dovrebbe essere sopra un isolotto. Ok, ok, ok. Allora, andiamo a prenderci subito questi scrigni. Prima di tutto, prendiamoci questo qua dentro il bazar. E vediamo cosa c'è. Che dovrebbe essere lo scrigno. Entriamo qua. Che dovrebbe essere per l'appunto qua, eccolo qua. Qua, qua, qui vicino alla tizia del deposito e a quello che ci fa gli upgrade degli oggetti. Quindi prendiamo questo scrigno. Vediamo cosa contiene. ₹300 e buttare via. Eccole qua. E l'abbiamo presa. Va bene, comunque mi trovo a quel punto là, Adesso usciamo qui dal bazar. Andiamo a prendere altro scrigno. Corri, Link, grazie. Da qui. Secondo scrigno, dov'era? C'è questo e questo. No, andiamo di qua allora. Di qua, si scende qua, Link. Perfetto. E passiamo di qua. Attraversiamo qua il lago. Attraversato il lago, ci prendiamo. Dovrebbe essere là sopra, se non sbaglio. Perché ci arriviamo giustamente adesso. Abbiamo gli artigli. Dovrebbe essere qui lo scrigno. Eccolo là. Eccolo là. Ah, quindi allora devo andare da lassù. Ok. Saliamo qua su sopra. Vai. Sali qua. Stedera. Prendiamo prima questo qua, vai. Questo che è qui sopra con quest'isolotto. Perfetto. Vai. E abbiamo un frammento di cuore. Mi trovo qua. Sono qui. Va bene? E in questo punto qua. Siamo qua. Qui che c'è una statua al pettegolezzo. Vediamo, prendiamo intanto queste farfalle, se riesco a prenderle. Manco Bugaz, disse quello. Vieni qua. Vieni la morte. Vieni a prendere, a farti prendere. No, vabbè. Niente. Sogniamo sta statua. E sta... Facciamo apparire la statua. Vediamo cosa mi dà. Bonjour. Ok. Da qua. Allora, per arrivare all'altro scrigno dovrei saltare di qua. Se non sbaglio. Mi trovo qui. E saltiamo nel vuoto per arrivare a questo scrigno qua. Facciamo di questo. E apriamo il nostro manto. Perfetto. Mi trovo qua. Vediamo cosa c'è. Dai. Altre 300 rupie. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Facciamo una cosa molto semplice. Allora, prendiamo i nostri artigli per poter tornare indietro. Vai qua. E andiamo per l'appunto a dormire. Perché a noi ci piace dormire. Quindi, prima di tutto, vamos a dormire. Quindi passiamo di qua. Sì, sì, c'è il gattino. Bello, bellino. Stamina, grazie. Passa di qua. E vai di qua. Apriamo la porta qua sotto.
e andiamo in camera nostra, ovviamente. Che dovrei essere qua. Eccola qua. Stanza di Link. Tutto questo, un armadio, c'è qualcosa? 5 rupie così a cavolo? Sì, ok, ci sono. Chiudiamo. E dormiamo. Fino alla notte. Vai. Benissimo. Adesso è notte, usciamo dalla scuola d'armi. Dobbiamo andare alla casa di Rino. Per andare alla casa di Rino, ovviamente dobbiamo andare qua sopra. Ed è qua. Ecco Link asmatico mentre corre. Grazie. Usciamo e giriamo di qua. Ovviamente andiamo di qua. Corri Link. Ovviamente ci sarà qualche mostro. Facciamo fuori. Approfittiamo. Mi droppano qualcosa oppure no? Solo Corazon. Non voglio Corazon. Ecco. Gatto del manga. Ok. Mattine. Passare qua. Qua ci dovrebbe essere di nuovo il gatto al ponte. Ricordo bene, eccolo qua. Ok, dovrebbe essersi calmato. La casa di Rino. Casa di Sparvio, casa di Ruperio, Condoroi. Casa di Rino, eccola qua. È proprio questa qua. Arevola. Sì, mi trovo qua. Entriamo. Vai. Facciamo partire la sua side quest. Rino, dove sei? Eccote qua. Cose impronunciabili, sembra sentire Wario. Ah! Ah! Anche oggi mi sa che non chiuderò occhio. E perché? Apprezzo la tua premura. Come puoi vedere, di notte il bambino non fa altro che piangere e perciò ultimamente non riesco a chiudere occhio. Di solito il bimbo dorme come un angioletto, ma senza quel coso non riesco a trovare pace. Quale coso? Il sonaglio del bimbo. Con quel giocattolino il bimbo smette subito di frignare. Ma l'altro ieri l'abbiamo perso. Un uccello l'ha rubato ed è volato via. Forse pensava che fosse cibo. Certo, non può averlo mangiato, quindi deve essere da qualche parte nel villaggio. Però non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Ah, se solo qualcuno riuscisse a trovarlo. Va bene, je pense moi. Allora, innanzitutto usciamo. Per far apparire il sonaglio, dobbiamo tornare a dormire. In poche parole, dobbiamo farvi di giorno adesso. Quanti giri ti fa fare? Gatto! Te venisse. Accidenta a te. Hai usato toccarmi. Tu vai via. Sparisci. Ok, rifogliamoci dei cuori. Ciuciu. Lasciami in pace. Passare qua. Tagliare qua. E vai di sotto. Adesso torniamo qua all'accademia. Quindi sali qua sopra. Vai di qua. Ehi là. Quasi calo di sotto. Di qua. E via. Vai. Torniamo alla nostra stanza. Dormiamo fino al mattino. Link ovviamente qua dentro non corre. È più lento di quando è fuori che cammina. Dai, torna a dormire. Fino a quando vuoi riposare? La mattina. Vai. Ok. Perfetto. E adesso andiamo a cercare sto sonaglio. Quindi
usciamo dall'accademia. Mamma mia, le missioni quante giravolte te fanno fare? All'epoca. Adesso sono anche molto troppo semplici quelle di oggi. Quelle all'epoca erano più vai vieni, vai vieni. Ok, passiamo da qua. Dobbiamo andare. Anche io, vabbè, ho preso la strada più lunga, che potevo fare, certamente. Perché dobbiamo andare là sopra. Là. Là. Dobbiamo andare là su. Dobbiamo tornare dov'è che abbiamo preso poco fa uno scrigno. In questo capitolo, quindi. Torniamo di qua. Salta Link. Salta qua. Salta là. Guarda qua. Che canguro. Bene. Con i nostri artigli. Veniamo qua sopra. Vai. Riprendi l'artiglio. Vai. No. Oddio. Mai successa una cosa del genere, ma vabbè. Dai, su. Come perdere tempo. Paltri 2.0. Vai. Su, aggrappati all'edera. Va bene. Adesso noi dobbiamo arrivare. Mi sa che devo saltare da qua. Non so se ce la farò al primo try, sarà impossibile. Dobbiamo atterrare là. Vedete dove ci sono quelle rupie? Anzi, le faccio vedere così, magari ci mando il pinzabeo, così lo vedete meglio. Dobbiamo atterrare qui, in questo nido. Ok? Quindi se ovviamente sbagliate l'atterraggio, dovete ripetere tutto, tornare qua sopra e così via. Quindi se io magari lo sbaglio, taglierò fino a quando non vedrete esatto quello giusto. Quindi andiamo. E invece non ci credo, al primo tentativo. Sulla Wii anche qui ci sono stato i giorni. Eccolo qua. È tutto un sonaglino. È un giocattolo per bambini, chissà chi l'ha perduto. Ok, mi trovo qua, tante volte. Adesso che dobbiamo fare? Torniamo a dormire. Tanto perché le giravolte ce ne poche da fare, eh. Dobbiamo tornare a dormire. Quindi passiamo da qua. Dai, Link, su. Vai di qua. E torniamo alla nostra stanza. Così ce lo togliamo di mezzo. E abbiamo 5 gemme di gratitudine. Poi dopo faremo una missione nella quale vi conviene risparmiare almeno 100 rupie. Tenere nel vostro, nella vostra porta rupie, eh. Io ce l'ho 1400 in questo momento. Vabbè, dettagli. Notte. Vai. Ovvia. Perfetto. Siamo di qua. Vai. E no. Qui di notte si esce dal piano di sopra, perché anche questa. Non potevano mantenerti la porta aperta anche di sotto. No, devi fare il giro anche lì. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Perfetto, da qua. Ritorniamo alla casa del nostro amico e gli diamo il sonaglino. Su, skippate qua, tanto. Lasciatemi in pace. Ve prego. Non rompetemi gli zebedei. Che non è il momento giusto. Dai. Passate qua. Ok. Eccoci qua alla casa di Rino.
Dai, Rino, eccote tu sonaglino. Fa che rima. Rino, sonaglino. Vai. Ma quello è il sonaglino del bimbo. L'hai trovato. Ecco, bimbo bello. Fai la nanna. Sogni d'oro. Che sollievo. Il bambino si è tranquillizzato. Adesso sicuro che riprenderà sonno. Ah, eppure io mi farò una bella nottata di riposo, finalmente. Grazie tante. Non dimenticherò quello che hai fatto per me. Bene. Anche noi ci facciamo i gratitudini. Ok, grazie. Perfetto. E siamo a 42. Bene. Ce ne potremo anche andare. Usciamo. Adesso dobbiamo andare a dormire e fa venire che venga giorno, ovviamente. Allora. De qua. Mi stavo perdendo. Passiamo di qua. Dai, gatto, lasciamo in pace. Gatto posseduto dal male. Ciucciu. Gira di qua. Accidenta la stamina che finisce ogni 2x3. No, devo andare sopra. Perfetto. Adesso, dato che siamo... Buonanotte patria, eh. Stavo dicendo, adesso che siamo qua, ok, potremmo andare a prendere una cosa che si va di qua. Dai. Ok. Scendiamo, salta di qua, Link. Sali quest'edera. Bene. Adesso, io mi trovo qua, no? In questo punto qua, nel tetto. Ok, della scuola d'armi. Va bene? Prendiamo il nostro artiglio. Ma ho sbagliato. No! Prendiamo il nostro artiglio, ecco. Oh, maremma pestata. Su, ci si fa? Ok, grazie. Ci facciamo cadere qua dentro. Dagli. Perfetto. Andiamo di qua, va bene? Com'è che si accovacciava? Accovacciate, Link. Ok, grazie. Entriamo qua dentro. E cadiamo qua. Ed eccoci qua, nella stanza di Zed, dove che prendiamo delle gemme. Una gemma di gratitudine. Grazie. Perfetto. E possiamo, ovviamente, aprire qua. E vediamo cosa c'è. Un frammento di cuore. Trovane 4, la vitalità aumenterà di un cuore. Te ne mancano altri 2. Perfetto. Va benissimo. Ci siamo. Potrei riposare qua nel letto di Zelda. Che dite? Tanto lì vediamo un Tingle. Eccolo qua, un Tingle. Quindi già esisteva Tingle nella timeline. Qui c'è papà con Zelda. Altre curiosità. Che c'era? No, nient'altro qua, mi sembra, di ricordare in questo momento. Comunque, vabbè, dormiamo nel letto di Zelda. Fino al mattino. Vai. Dai. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare con Gentirosso. Quindi andiamo a cercarlo. Che a regola dovrebbe essere de fuori. Qui siamo al piano di sopra, mi sembra. Se non sbaglio. Sì, siamo al piano di sopra. Quindi Gentirosso dovrebbe essere di qua, se ricordo bene. Dagli. Eccolo là, G.
agenti rosso. Vieni qua. Un accappischello. Eccolo qua. Mi trovo qui, eh. Va bene. Parliamo con lui. Link, e non hai ancora trovato Kika? Ma Link, la stai davvero cercando? Cosa? L'hai trovata? Meno male, l'hai trovata, Link. Grazie, lo sapevo che ce l'avresti fatta, Link. Ok, riparliamo con lui. Di certo, tu sarai in grado di trovare Zelda. Ok, però voglio che tu mi dica l'altro discorso. Non me lo dice, perché non me lo dici? Per quale oscuro motivo? Allora facciamo così. Facciamo quello che dobbiamo fare. Andiamo di qua. Dobbiamo comprare due pozioni. Perché mi sembra che ce l'ho due bottiglie, due ampolle. E menu. Sì, ce l'ho. Quindi beviamoci ste due. No, aspetta, com'è che si faceva? Sapete che non lo apro mai quel menu, eh? Uè, no, indietro. Ah, ecco, allora. È così, perfetto. Allora, usa. Perfetto. Poi prendiamo l'altra. Usiamola. Usala. Oh, ho premuto A. Buonanotte, grazie. Ok, adesso dobbiamo comprare la pozione. Mi sembra che questa qui la leva fatica. Ma questa è la fenomenale pozione leva fatica. Quando la bevi il tuo vigore si consumerà più lentamente per un certo lasso di tempo. E c'era, è cara, ma vale quello che costa. Te la posso vendere per 50 rupie. La compro. Bene, per questo vi avevo detto che dovete avere almeno 100 rupie. Ok. Grazie mille, se vuoi potenziare una pozione parla con mio marito qui accanto, lui sa come aiutarti. Bene, adesso prendiamo l'altra ampolla, la riempiamo. Prendi l'ampolla, riempi. Ma perché non me la... Oh, me la dai per favore? Questa, ok, va bene, la compro. Devo parlare di tutte le volte, non mi ricordavo sta cosa. Sono perso, troppe cose da fare. Vai. Perfetto. Adesso andiamo. Passate qua. Alla casa, alla stanza di Genti Rosso. E parliamo con lui. Quindi passiamo di qua. Perché se non sbaglio dovrebbe essere aperta di giorno la sua stanza. Genti Rosso, dove sei? Dovrebbe essere questa? Stanza Genti Rosso. Ok. Entriamo. Perfetto. E dormiamo. Innanzitutto c'è qualcosa qua dentro? Così per curiosità? No. Non c'è niente. Allora. Fino a quando vuoi riposare? Fino a notte. Vai. Riposiamo fino a notte. Adesso dovrebbe stare lì, ecco, che sta a fare gli esercizi. Eccolo là, guardate, come sgobba. 5, 6, 7. Way, e la Link, buonasera. Che cosa sto facendo? Come puoi vedere mi sto allenando. Non riesco a sollevare nemmeno un barile, perciò voglio migliorare. Voglio diventare un po' più forte, però mi vergogno, quindi lo faccio di notte, quando nessuno mi vede. Oh, Link, ma quella che hai lì è una pozione della fatica, vero? Me la daresti? Eh sì. Davvero? Grazie, ti devo un favore. Mamma mia, la stanchezza scomparsa. Ah, di questo passo non diventerò mai un granché forte. Ovviamente motiviamolo. Certo che puoi. Sei una macchina programmata per uccidere. Ah, capisco. Beh, se uno ci crede davvero tanto, può forse ottenere grandi risultati.
Grazie, Link. Farò del mio meglio per diventare più forte. Benissimo. Rimbocchiamoci le maniche, allora. Torna a trovarmi, vedrai che progressi. Va bene. Adesso ridormiamo. Ovviamente con lui che ci guarda. Notte, di nuovo. Dormiamo alla notte seguente, in poche parole. Eccolo qua. 55, 56, 57. Oh, è arrivato per una macchina, davvero. Uè, buona serata, Link. Dall'ultima volta che abbiamo parlato mi sono allenato moltissimo, ma mi sa che sto per avere un collasso. Forse sono troppo stanco. Ah, Link, è una pozione leva fatica quella che è lì con te. Non è che me la daresti un po'? Certo. Davvero, grazie. La prendo volentieri. Ecco che parla. Oh, mi sento rinvigorito. La stanchezza è svanita. A volte però mi preoccupo. Temo che l'allenamento non sia efficace. Per quanto tempo dovrò allenarmi prima di diventare forte? Che ne dici, Link? Quante flessioni devo fare secondo te per diventare forte? Circa 1000. No, dipende, dai, dipende, poverino, circa 1000. Oh? Non è una questione di numeri, capisco. Vuoi dire che devo continuare finché perdo il conto, vero? Diventerò sicuramente fortissimo. Torna presto a trovarmi e vedrai. Bene, adesso ridormiamo. De notte, un'altra dormita non fa mai male. Guardatelo là, indistruttibile. 3985, 3986, 3987, 3988. Grunt, potrei continuare per sempre. Ehi, Link. Caschi a fagiolo, volevo chiederti una cosa. L'altro giorno ho provato a sollevare delle botti, ce l'ho fatta con una mano sola. Questo significa che ho messo su un sacco di muscoli. Che ne pensi, Link? Sono diventato più forte? Certo, dai, diciamo certo. Davvero, grazie, sono felicissimo. Tutto quello che ho ottenuto è merito tuo, Link. Se tu non mi avessi incoraggiato, mi sarei fatto prendere dallo sconforto. Grazie mille, Link. Hai ottenuto 5 gemme di gratitudine. Si tratta di... Ok. Perfetto. E sono 48. Benissimo. Adesso usciamo qua. A regola potremmo fare la missione, quella dell'amante segreto di Vania. Quindi, dato che è già notte, casa di loro... Ah no, devo uscire da qua, perché mi mostra la mappa di Oltrenuvola. Dobbiamo andare a parlare con Vania, che è la tizia quella del deposito, vi stavo dicendo, quella dove che lasciamo le cose. Credo che dovrebbe essere attiva. La casa di Vania dovrebbe essere questa. E no... Dov'è? La casa di Chicca. Vespalvio, Ruperio. Non ci sono mai stato a casa loro, scusate. Non ci sono mai andato. Dovrebbe essere per qua, se ricordo bene. Se la mente non mi trae inganno. Questa qual era? No, ho sbagliato. Non è questa. Usciamo da qua. Ondulle. Dov'è la casa di sti tubischeri? Che non ricordo. Mi sembra che è questa qua. Questa dovrebbe essere. Apri. Vai.
Sì, è questa. L'è questa. Allora, vi faccio vedere di preciso dove mi trovo nella mappa di Oltrenuvola, È questa qua. Eccola qua. Casa di Vania. Addetta al deposito. Mi trovo qui, Quindi, rientriamo. Entra. Dovrebbe partire la missione. Qui c'è il suo padre, che era quello del minigioco. Vediamo. Non importa quanto tu abbia voglia di vedermi, non posso accogliere chiunque in casa. Forse sono troppo giudiziosa? Non è questo. Vediamo. Babbo, senti, non avvicinarti a mia figlia. Non la guardare nemmeno. Niente, devo andarci di giorno, allora. Devo parlare prima con lei col deposito, quindi dormiamo qua. Mi porta una ceppa. Mattina. Usiamo il suo letto. Dai. Perfetto. Che poi è bello, la gente mi lascia dormire in casa loro, come vabbè. Dettagli. Andiamo al negozio. Che è qua sul bazar. Perfetto. Parliamo con Vania. Vieni qua. Ciao, benvenuto a deposito. Ah, oh, io è benvenuto. Ah, ecco, è qui che inizia la sai. Ecco. E sei strana. Io non capisco. Forse ti stai sbagliando. Non è che io non sia contenta di vederti, solo che se pensi a quante volte ci vediamo, sembra che la nostra relazione non sia semplicemente quella tra una commessa e un cliente. Io, cioè, non volevo dire, ma perché non sto zitta? Perdonami, guarda, dimentica quello che ho detto, va bene? Bene, meglio che torni in me e mi rimetta a lavorare. Vuoi depositare qualcosa? No. Ehi, ma che problemi hai? Se non vuoi niente, smettila di importunarmi. Perfetto. Adesso dovrebbe essere pronta la side quest. Quindi, per non farci tanti giri, andiamo a dormire in casa loro. Direttamente. Che era... Bagnasi qua. Entriamo. E dormiamo. Vai. Notte. Grazie. Fate vedere. Ancora niente? Oh, ciao, sei venuto a trovarmi a casa. Non è che vuoi farmi capire quanto sono speciale per te, vero? Ok, ridormiamo. Dai, su. Facciamo partire sta side quest. Deve partire. Deve partire in tutti i modi. Perché questo è il momento giusto per farla. Quindi, vai qua. Ritorniamo a parlare con lei al deposito. Oh, mamma mia. Dai, dove sei, Vania? Vieni qua. Entriamo al bazar. Riparliamo con lei. Dai. Benvenuto, mi fa piacere vederti. Qui prendiamo in consegna gli oggetti che non vuoi portarli dietro. Che cosa ci lasci oggi? Vuoi depositare un oggetto della tua borsa? No. Ehi, ma che problemi hai? Se non vuoi niente, smettere di importunarmi. Riparliamo. Benvenuto, mi fai che prendiamo consegna? Ok. E... via. Torniamo a casa sua. Dai. Dai, che se può fa. Su. Ma mi sono puntato, la voglio fare. Torniamo a casa loro. Così non stiamo a viaggiare dall'accademia qua ogni volta. Dai. Che poi è bellina, sta side quest, ma... ah, non vuoi partire. Senti, l'ho avvicinato a mia figlia, non la guardare nemmeno, va bene. Oh, ciao, sei venuto a trovarmi a casa? Non è che vuoi farmi capire che sono speciale per te, vero? Sì.
Però basta. Ma che basta. Deve partire sta side quest. È che sta missione si sblocca dopo aver parlato molte volte con Vanya al deposito. Dai. Non ne vuol sapere. Missione che non parte. Ah! Tu sei venuto a trovarmi. Sono così felice. Sì. Tu mi rendi così felice. Mi sento venir meno. Sai, ti penso sempre. Mi sembra di essere in un sogno. E il mio cuore inizia a battere forte. Mi manca il fiato e tutto mi gira intorno. Forse potrebbe forse essere... amore? Ah, non posso credere che tu l'abbia detto. Che vergogna. Ops, mi sono fatta prendere la mano. Torniamo al lavoro. Allora, dove eravamo? Ah, dovevo chiederti se vuoi che ti ti allergisca un po'. Sì, grazie. Davvero? Mi sento così felice. Oh cielo, mi spiace davvero. Non volevo mica raccontarti i miei sogni più recconditi. Accidenti, non avrei dovuto dire neanche questo. Vuoi depositare qualcosa, tesoruccio? Sì, diciamo di sì, vai. Fai con comodo, caro. Non depositiamo niente. No, niente. Per adesso lasciamo così. Finito. Spero di rivederti presto. Quindi adesso andiamo a parlare a casa sua. Adesso sì. Ci siamo. Vanya è nostra. Andiamo. Andiamo qua. Eccoci qua. Andiamo a casa. Perfetto. Dormiamo. D'accordo. E notte. Vai. Ci siamo o no? Eccolo qua. Sì, esatto, eccolo qua. Il babbo incazzato con la nuvoletta, parliamo. Link, che tempismo. Che c'è? Facciamoci lo gnorri. Sai, ho un gran problema. Mia figlia. Esatto, il problema è proprio la mia adorata figlia, responsabile del deposito. È molto strana negli ultimi tempi. Sogna a occhi aperti e poi arrossisce senza nessuna ragione apparente. Aspetta un po', forse ho capito finalmente. Ha un corteggiatore indesiderato, ma è naturale, con quel suo bel carattere. La sua impareggiabile bellezza, forse è inevitabile che qualcuno le si avvicini. E invece no, un padre non può permetterlo. Gente così merita una bella affettata. E qui entri in gioco tu. Devi dire a quel tipo di lasciare in pace mia figlia. La terrò d'occhio, ma non posso sorvegliarla tutto il tempo. Ti pagherò volentieri e se riesci a liberarti di quel tizio potresti anche parlare con mia figlia. Oh, non c'è nemmeno bisogno di rispondere. Chi mai rifiuterebbe un'offerta così straordinaria? Togliele quel tipo di torno e io potrò stare tranquillo. Tu sei la persona adatta, Link. Bene, parliamo con la figlia. Ciao tesoruccio, entra pure, sei venuto a trovarmi a casa, sono così felice. Allora, io dovrei dormire fino alla notte, mi sembra, di nuovo. E dovrebbe esserci dei risvolti, se ricordo bene. Ah no, devo andare di giorno. Scusate, ho sbagliato io. Fino al mattino. Andiamo a parlare con lei al deposito. Passiamo e torniamo su al negozio. Via. Mamma mia, sto side quest. Vai di qua. Torniamo su. E tutto questo per 5 gemme di gratitudine, eh? Ecco qua, eccola qua con la nuvoletta. Ciao tesoro,
Ecco, io vorrei che tu mi venissi a trovare a casa stanotte. Devo parlarti di una cosa importante, vedi? Casa mia sta proprio accanto al bazar. Verrai sicuramente, vero? Sarò lì ad aspettarti. Hai qualcosa da depositare? No. Ehi, basta, mi stai prendendo in giro. Dai, andiamo a parlare con lei adesso. De notte. Vai, scendiamo di qua. Entriamo. Ridormiamo ovviamente nel loro letto. Ne approfittiamo. Vai qua. Fino a quando? Notte. Vai. Perfetto. Ok, adesso parliamo con lei. Link, sei venuto a trovarmi, grazie. La verità è che, Link, muoio dalla voglia di dirti una cosa. Ma devi prepararti a non trarre conclusioni affrettate, va bene? Che cosa pensi di me? Per te sono solo un'addetta del deposito? Qualsiasi risposta rispondiate, va bene. E... mi piaci. Dai, facciamolo un marpione. Mi piaci. Davvero? Dici sul serio? Non stai scherzando? Davvero. Sono così felice. Mi sembra di essere in un sogno. Devo sentirtelo ripetere per esserne sicura. Ti piaccio davvero? Davvero, davvero? E mi piaci. Non stai mentendo, vero? Se scoprissi che stai dicendo una bugia, non so cosa potrei fare. È vero. Grazie. Ti amo così tanto, tesoruccio. Scusami se non mi sono fidata di te. Ma lo so, capisco. Davvero non fa niente. Adesso come adesso hai molte altre cose più importanti a cui pensare. Hai un destino da realizzare, vero? Lo so perché vieni sempre al negozio per depositare oggetti. E proprio per questo non ti importunerò più. Ho deciso che ti assisterò nel migliore dei modi. Poi, quando avrai finito con quello che hai da fare, ti presenterò a mio padre. Fino a quel giorno manteniamo il segreto, tesoruccio. Io ci rivediamo al negozio. Ed ecco ste 5 gemme di gratitudine. Perfetto. Dai. Vai. Col padre. Salve, Link. Che posso fare per te? Mia figlia non è più la stessa. Sarà qualcosa di importante? Niente. Andiamocene, dato che è notte, ne approfittiamo per andare da Morsego e vedere se ci dà qualche upgrade con le 50 e passa gemme di gratitudine che abbiamo in questo momento. Quindi passate qua, Link. Andiamo di qua al cimitero e scendiamo qua sotto. Vai, scendi. Fatti cadere. E Morsego, sì, di qua. Benissimo, eccoci qua. Vediamo cosa ci può dare. Vediamo un po'. Qui c'è uno scrigno intanto. O parliamo prima con lui. Incredibile, sei riuscito a raccogliere tantissime gemme di gratitudine. Questo è tutto ciò che ho, ti prego, prendilo. Ok, altro 300 rupie. Buono. Hai raccolto un bel po' di gemme di gratitudine, che in poche parole me le avrebbe date con 40. Adesso con 50. Ti prego, collezionane ancora. Oh, le gemme di gratitudine non fanno che aumentare. Meraviglioso. Ti prego di accettare questo come piccolo ringraziamento. Hai tenuto il portarupie gigante più capiente del precedente. Può contenere 5.000 rupie. Perfetto. Ancora poche gemme di gratitudine e diventerò un umano. Aiutami. Bene, perché mi sembra che mi ripeta la stessa cosa. Piacerebbe essere un umano. Ok, ne mancano poche, dai. Qua mi dà qualcosa? Apriamo qua. Hai tenuto l'amuleto demoniaco. Fa apparire rupie e tesori più spesso, ma non potrai aprire la tua borsa a causa della maledizione. La tua borsa è piena dell'oggetto, è stato avviato a deposito. Ok, perfetto. Ma
Mio signore, fai il rapporto. La vostra spada si è potenziata e ora potete usare il levatore per localizzare le gemme di creatitudine. Ho aggiunto le gemme di creatitudine agli obiettivi del rilevatore. Usatelo a vostro piacimento. Babi? Ok. Adesso direi che potremmo andare anche a dormire, perché di notte, vi ricordo, non possiamo volare nei cieli. Quindi andiamo nella nostra stanza. O la casa di qualsiasi, okay, entriamo qua, dov'è? C'è una casa qua, entriamo qua. Quante volte te l'ho ripetuto, mamma? Oddio, che è successo qua? Mamma. Calma, ti sparvi, non ti arrabbiare. Ma certo che mi arrabbio. Lo so che hai pagato qualcuno per farti pulire casa, ma io ti ho dato i soldi per comprare da mangiare. Se continui a spendere tutto così, poi non mi resta denaro per andare alla scuola d'armi. Mica vado a fare le ronde per farti vivere nel lusso. Basta, questa storia deve finire. Ok. Oh, ciao Link. È un po' tardi. Che ci fai qui? Tu non hai mica sentito, vero? Di la verità. Hai sentito? Che cosa? Facciamoci i soldi. Niente, niente. Va bene, io torno di pattuglia e tu faresti bene a tenere gli occhi aperti mentre te ne vai in giro. Che la sua missione già l'abbiamo fatta, eh? Di pulire la casa a mamma. Volevo solamente entrare per dormire. In un letto. Se si può usare. Sì, si potrebbe usare. Perfetto. Fino a quando vuoi dormire? Mattina. Così ce ne andiamo da qua. Bene. Perfetto. Senza stare a tornare a casa nostra tutte le volte. Perfetto. E adesso andiamo a prenderci la nuova melodia. Quindi passiamo di qua e saltiamo. Andiamo all'isola delle melodie. Sempre se riesco. Vai Link. Passiamo di qua. E no, dov'è? Eccolo qua, il cumulo nembo. Dai. Forza. Dai, che ci si fa. Un tornado. Su. Un altro tornado, passa di qua. Ah, quanti viaggi a vuoto ci fanno fare. Ok, eccoci qua. Qui no, qui abbiamo preso tutto. Sì. Andiamo all'isola delle melodie. Lasciatemi in pace, insettacci volanti. Non rompetemi le scatole. Vai. Eccoci arrivati. Su. Vai, scendi Link. Perfetto. Vai. Adesso direi che potremmo salvare qua. Salviamo. Ok, perfetto. Vai. E prendiamo la nostra melodia. Dai. Su. Ma
mai al rapporto, mio signore Link. Quando il potere celeste ha investito l'emblema, sono affiorate alla mia mente le parole della Dea. Si tratta di un messaggio per voi da parte sua. Prestate attenzione. Tu che a trovare le fiamme sacre ambisci, alle mie parole presta ascolto e, presele come guida, agisci. Solo una fiamma sacra resta ancora da localizzare, ma anche per essa un tesoro dovrai trovare. Un'ardua prova questo tesoro custodisce, superarla deve chi a tal tesoro ambisce. Ogni tesoro ha una fiamma sacra ti condurrà. A te dono la melodia che della prova finale la via mostrerà. Al vulcano di Holdin, mio eletto, la prova inesorabile ti attende. Il tuo spirito, impavido a superare le avversità, protende. Memorizzato a forza di Din, ora sarà possibile localizzare il portale della prova con il rilevatore. Suggerirei di dirigerci verso il vulcano di Holdin. Ok, adesso dobbiamo andare al vulcano di Holdin per fare la nostra terza prova, quindi salviamo. Sì. Perfetto. E usciamo da qua.